ritorna al Mobile World Congress con il nuovo smartphone Key One, che è uno smartphone con tastiera fisica, come potete vedere. Il display di questo smartphone è di 4.7 pollici. Al suo interno troviamo un processore Snapdragon 625 con 3 GB di RAM, mentre le specifiche della fotocamera ci parlano di 12 megapixel per quella principale e 8 megapixel per quella anteriore. Sicuramente l'effetto è molto bello, è poco maneggevole, nel senso che il fatto proprio che ci sia la tastiera lo rende abbastanza ingombrante, è anche piuttosto spesso e questo chiaramente potrebbe pregiudicarne appunto la maneggevolezza. Nel complesso però è sicuramente uno smartphone bello, uno smartphone con Android 7.0 Nougat che uscirà tra circa 2 settimane, quindi entro l'inizio di aprile, e che verrà venduto indipendentemente dal mercato di appartenenza a circa 600 euro. La tastiera effettivamente, oltre ad essere pratica, è anche molto ben rifinita, quindi come detto sul design lo smartphone è molto bello, ma secondo me è uno smartphone molto adatto per il business piuttosto che per la vita quotidiana. Un altro dettaglio è questo tasto laterale, che è un tasto, diciamo una convenience key come viene chiamata, che funge da scorciatoia in relazione alle azioni che voi stessi sceglierete, quindi può ad esempio essere utilizzata con l'assistente di Google oppure per aprire le applicazioni, e chiaramente bisogna settarle in relazione a ciò che si vuole utilizzare. Il retro, se riuscite a vederlo, è gommato ed è scanalato. Questo, oltre a dare un tocco in più al design, dà anche un rischio inferiore di caduta. La batteria, per concludere il campo delle specifiche, è da 3505 mAh e supporta la tecnologia di carica rapida, e questo potrebbe renderlo ancora più utile nel campo del business, dove magari si ha la necessità di andare a utilizzare il telefono per molte azioni e anche la necessità di ricaricarlo in tempi piuttosto stretti. Anche dallo stand di BlackBerry è tutto, continuate a seguirci. Io sono Claudia per tecnologici.net dal Mobile World Congress.